Buongiorno a tutti, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Good Morning Milano, una nuova settimana in vostra compagnia, grazie mille davvero a tutti quanti di essere collegati con noi per seguire da vicino quello che succede nella nostra città metropolitana, a Milano, tutto quello che rende grande la nostra città. Iniziamo il lunedì parlando, come sapete sempre, di sport, lo facciamo parlando di calcio femminile insieme agli esperti del calcio femminile che sono i ragazzi di Cartellino Rosa e abbiamo collegato con noi, eccolo qui, Mattia Del Giudice. Buongiorno Mattia, come stai? Buongiorno Fabio, tutto bene? Tu tutto a posto? Tutto bene, qui si continua a cercare di raccontare un po' la nostra città, nonostante tutto, cerchiamo appunto di dare un'immagine anche un po' più normale, diciamo, cerchiamo di parlare di quello che avviene nella nostra città, a prescindere da tutto quello che sono le zone rosse e il Covid e quello che è. Infatti, questo weekend, il campionato femminile di Serie A è andato in campo, giusto? Andata avanti, sono giocate tutte le 6 partite in programma, nonostante ci siano stati dei casi Covid, purtroppo soprattutto nel Verona e nel Napoli nelle scorse settimane. Infatti era a rischio la partita del Milan proprio contro le Azzurre, che però alla fine si è disputata e le rossonere hanno vinto per 2-1 e hanno vinto pure le nerazzurre. Infatti l'Inter ha vinto 3-0 contro il Big Bari. Quindi Milan vittorioso in casa del Napoli per 2-1 e anche l'Inter porta a casa i 3 punti, giusto dicevi? Esattamente, quindi l'Inter aggancia la Fiorentina a 10 punti in classifica, mentre il Milan addirittura conquista il secondo posto valevole per la Champions League. Ecco la classifica, la stiamo vedendo in questo momento, appunto il Milan entra nella zona verde della classifica che è quella per la Champions League, giusto dicevi? Esattamente, comunque rimanendo molto attaccato anche alla Juventus in vista scudetto, soprattutto dopo il colpo annunciato oggi dal Milan di Veronica Boquete, trequartista spagnola, leggenda del calcio femminile spagnolo, che potrà dare una gran mano alla squadra di Maurizio Gatti. Ecco, un colpo appunto, mi dicevi, è avvenuto proprio in questi ultimi minuti, finalmente il Milan ha siglato, no? Dicevi. Esatto, annunciata pochi minuti fa questa nuova giocatrice, era a Milano già da qualche settimana, come avevamo parlato appunto nella precedente puntata di lunedì scorso, e adesso finalmente è passata la quarantena, è passato il periodo di isolamento, fatti tutti i test fisici, ha finalmente firmato il contratto, era tra l'altro presente pure a Napoli, mi hanno detto. Quindi si era già doppiata. Stava già seguendo la squadra da vicino, quindi. Che partite sono state quelle del weekend passato? Come? Che partite sono state quelle del weekend passato? Allora, il Milan ha vinto un po' più a fatica di quello che ci si aspettava, ma l'impressione era anche che non stesse dando forse il massimo anche a livello fisico, stava un po' agendo con calma, ha cercato subito il gol, dopo il vantaggio ha anche rallentato ancora un po' i ritmi, è arrivato pure il 2-0. Grazie sempre alla doppietta di Valentina Giacinti, che sale a quota 6 gol in campionato. Poi il Napoli è riuscito ad accorciare distanze in minuti finali su rigore, un po' generoso, mettiamola così, dato dall'arbitro. Ma alla fine la squadra di Gans è portata a casa dei 3 punti. L'Inter invece è stata in realtà una partita abbastanza bruttina, soprattutto dal punto di vista tattico, da entrambe le squadre. Però Gloria Magninelli si è inventata prima un Eurogol, e poi sempre con uno dei suoi lampi di genio è riuscita a fare anche doppietta, ha portato comunque alla vittoria all'Inter contro un Bari molto abbordabile, è comunque un risultato utile. Adesso vedremo nelle prossime settimane le nerazzurre contro l'Empoli, e appunto, sarà una vera Mattia, prova del 9. Mattia, appunto, che cosa ci si aspetta nel prossimo weekend invece? Appunto, le nerazzurre affronteranno in trasferta l'Empoli, uscito sconfitta questa giornata dalla Florenzia, però sempre una squadra difficile, molto fastidiosa, giovane, veloce, quindi bisogna vedere, se dovessero ancora riuscire a vincere, l'Inter potrebbe iniziare comunque a pensare a una classifica un po' più sorridente, mentre il Milan avrà un big match, il big match di giornata, una sfida contro la Roma. La Roma in questo momento è un po' più indietro perché ha faticato in queste prime giornate, però è pur sempre una delle squadre più forti del campionato e ha tantissime giocatrici che sono tra le migliori della nostra Serie A. Intanto Francesca, se possiamo vedere tutte le partite della settimana prossima, così almeno abbiamo tutto le quali 6 partite appunto del campionato. Questa sarà Milan-Roma, sorta di match con due giocatrici insomma che se la vedranno vedere a suon di gol, giusto? Sì, adesso nella grafica mi pare di aver messo Laura Fusetti, che comunque è un difensore centrale, e Milan è una delle migliori difese del campionato,
ormai da 2 anni e passa. E dall'altra c'è Manuela Giuliano, che è il playmaker della Roma e della nazionale italiana, una delle giocatrici più forti, forse addirittura al mondo nel suo ruolo. Perfetto, Mattia, allora io ti ringrazio davvero tantissimo per questo collegamento, noi ci rivediamo quindi settimana prossima con questo big match Milan-Roma che insomma potrà decidere anzi se la Milan sarà o no da Champions League, quali sono i pronostici della partita? Guarda, Milan-Roma potrebbe succedere di tutto. L'anno scorso ci fu un rombante 3-2 con la Roma in vantaggio 2-0 e il Milan al 90° minuto riuscì a conquistare la vittoria. Quindi può succedere davvero di tutto. La Roma di solito è uscita sempre sconfitta con le rossonere, però c'è sempre una prima volta, quindi può succedere di tutto. Invece l'Inter con l'Empoli uguale, perché l'Inter o vince 3-0 come abbiamo visto contro il Pink Bari, oppure perde anche malamente. Può farcela l'Inter a salire un po' più su in classifica, secondo te, nelle prossime giornate? Secondo me l'Inter può farcela se si gioca bene le sue carte, perché le giocatrici ce l'hanno, la qualità, anzi molto, anche molto alta la qualità dell'Inter. Quindi secondo me, io sono abbastanza positivo riguardo le nerazzurre. Perfetto, Matti, allora vedremo settimana prossima questa positività, se avrà portato fortuna o meno alle Neroazzurre. Grazie davvero e ricordiamo appunto che potete seguire però giornalmente tutti gli aggiornamenti sul calcio femminile, non solo di Serie A, ma di tutte le serie su cartellino rosa, giusto? Esattamente, su Instagram, su Facebook, sul nostro blog e anche tramite i nostri podcast che adesso abbiamo iniziato da qualche settimana. Grazie mille davvero Mattia, allora a settimana prossima. Grazie a voi e ciao Fabio. Grazie mille, continuiamo con la nostra puntata e continuiamo con quel momento di riflessione e di pausa importante. Quest'oggi anzi sarà un momento davvero coinvolgente in compagnia delle foche parlanti con le loro incursioni poetiche. Anche se ti capitasse di svegliarti e ti mettessi a canticchiare, ricordati di inspirare il giorno, qualunque sia, e eccoci tornati qui in diretta, grazie mille davvero Alice Bertolazzi che ci ha portato in questo mondo onirico fatto e costruito dalla sua voce, grazie mille Alice e grazie a tutte le foche parlanti, è sempre bello avervi all'interno della nostra trasmissione. Continuiamo con la nostra puntata, quest'oggi in collegamento con noi da zona Giambellino, lo vedo già collegato, abbiamo Francesco Grosso che è responsabile comunicazione e fundraising di Handicap sulla testa. Buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi e grazie per l'invito. Ma grazie a te per aver accettato e grazie mille per essere collegato con noi. Allora, Handicap sulla testa, un'associazione milanese che è anni che opera sul settore, ma che insomma oggi vogliamo conoscere un po' meglio. Allora, ti chiedo appunto come e quando nasce Handicap sulla testa e perché? Handicap sulla testa è un'associazione che è nata nel 1989. Quindi oltre 30 anni fa, ed è nata dall'iniziativa di un singolo, iniziata con una piccola pretesa fondamentalmente, che poi è diventata molto grande nel tempo, è stata la pretesa di dare uno spazio e un luogo dove delle persone con disabilità intellettiva
potessero creare delle relazioni di amicizia basate essenzialmente sulla spontaneità e senza una pretesa fondamentalmente educativa. Questa storia quindi è nata ed ha poi avuto un grandissimo passaparola, inizialmente in quello che adesso è il Municipio 6 e poi dopo per tutta la città milanese e Interland. E quindi siamo arrivati ai numeri attuali odierni, dove comunque ci occupiamo di un centinaio di utenti con disabilità e contiamo sull'apporto di quasi 100 volontari. Volontari che la particolarità per lo più sono in età giovane, molto giovane, sono in età liceale o universitaria, proprio perché l'obiettivo è quello di mantenere questo luogo di freschezza e spontaneità. È molto interessante appunto perché la storia è ormai trentennale, però non siete minimamente invecchiati, anzi, tu stai ponendo appunto l'accento su questo discorso della bellezza del volontario anche giovane, del fatto di tenere una certa freschezza all'interno della vostra realtà, giusto? Esattamente, sì, è stato appunto un diktat che abbiamo avuto dal primo giorno e che nel tempo si è perpetuato, quindi diciamo che in maniera anche abbastanza magica ha continuato ad andare avanti su questi binari, Ci dai fino anche, appunto Francesco, ci dai anche una arrivare a. bella notizia, ci dai, nel senso che ci dai anche una bella notizia, nel senso che ci fai capire che i ragazzi, i giovani d'oggi, sono comunque impegnati e hanno comunque voglia di dare una mano agli altri. Beh, sì, certo, no, ma infatti Si parla sempre male di questi quello giovani, che. invece, insomma. No, no, certo, vabbè, ma quello che si percepisce poi in termini, come dire, sempre molto generici è vago. Poi dopo, se si va ad andare nello specifico, si trova sempre sicuramente il buono e il dettaglio nelle cose. Quindi noi credo che siamo sicuramente un ottimo modo per dimostrare che ci sono appunto. Per coinvolgere modi molto buoni, per coinvolgere insomma persone, dare degli spazi laici come il nostro, Sì. dove E appunto dove può esserci una crescita personale in anche. che maniera lo fate, Francesco? Com'è che avviene questo scambio, mi verrebbe da chiamare a questo punto? Sì, ma guarda, avviene appunto all'interno appunto di luoghi fisici, perché poi essenzialmente noi abbiamo dei luoghi, dei centri differenti dove avvengono diverse attività, c'è il centro ricreativo perché appunto come ti dicevo è nato senza uno scopo meramente prettamente educativo, quindi è nato appunto con uno scopo ricreativo ed anche questo avviene appunto nello spazio in zona Giambellini, nel Largo Balestra dove ci troviamo esattamente. Poi dopo però c'è anche una parte sportiva con una piscina dove andiamo appunto a fare un corso di nuoto e una palestra dove andiamo a fare un corso di atletica. Prendiamo nuoto atletica nel senso più ludico del termine, ovviamente, perché non siamo mai andati e non andremo mai a fare le Paralimpiadi. No. Però appunto direi proprio di no. Però ecco, l'idea è proprio quello di creare appunto uno spazio di gioco e di spontaneità. E poi, invece, nel corso del tempo c'è stata anche un'evoluzione verso la parte educativa. Quindi abbiamo anche due appartamenti, uno in zona San Siro, in un contesto di housing sociale. E un altro invece in zona Barona, dove invece abbiamo una scuola di vita autonoma fondamentalmente, una temporanea e una definitiva, dove invece l'obiettivo è quello di creare un primo distacco dalle famiglie per creare fondamentalmente un futuro anche alle persone con disabilità che non dipende essenzialmente dai loro genitori. E quindi questo sicuramente è il lato più anche evoluto della nostra Sì. associazione. E Francesco, appunto, perché ricordaci bene a chi si rivolge l'operato di Handicap sulla testa? Handicap sulla testa si rivolge a utenti con disabilità intellettiva e Intellettivo, solamente ok. intellettiva, di vario grado di handicap, quindi parliamo dal lieve ritardo mentale al invece il ritardo, al ritardo importante con appunto vari deficit a livello neurologico. E questa cosa non ha mai comunque creato delle grosse difficoltà rispetto al volontariato e alle persone che si approcciano con entusiasmo e voglia a questa esperienza. Non facciamo nessun tipo di corso formativo iniziale proprio perché crediamo molto nell'aspetto personale e in quello che ognuno può dare con i propri mezzi e le proprie volontà.
e di conseguenza abbiamo creato appunto questa rete di amicizia tra volontari e disabili. Allora, hai parlato spesso dei volontari, li hai nominati spesso. Come si può fare appunto per essere un volontario e chi bisogna essere per essere un volontario di handicap sulla testa? Diciamo, parliamo di una situazione normale, poi faremo distinguo nella Certo, situazione attuale. ma allora, come si può fare? Devo dire che nei tempi buoni, che non sono esattamente quelli attuali, bisogna mettersi un po' in coda, perché fortunatamente se c'è una cosa che non ci manca è quella del volontariato in sé, perché abbiamo comunque un buonissimo ricambio di volontari, e quindi si crea un buonissimo passaparola all'interno dei volontari stessi, proprio perché loro sono i primi a viverla come un'esperienza fondamentale e importante da condividere con i loro amici, con i loro migliori amici. E quindi abbiamo, come dire, una sorta di engagement dei volontari che portano altri volontari. Allo stesso tempo, comunque, riceviamo sempre volentieri delle candidature al nostro indirizzo info@handicapsullatesta.org, dove comunque raccogliamo le adesioni e all'interno dei vari servizi poi le distribuiamo. Quindi fondamentalmente avviene in questo modo. Ovviamente vi parlo dei tempi non attuali perché adesso le nostre attività sono decisamente ridimensionate, come potete immaginare. Ecco, come sta influenzando il distanziamento sociale, soprattutto perché credo sia questo uno dei grossi problemi, sull'operato e sulle operazioni che fate insieme a tutti i vostri utenti e ragazzi che lavorano con voi? Certo, ma allora, voglio dire, la parola d'ordine in questo periodo è distanziamento sociale. E quindi ovviamente è proprio ciò che va contro alla nostra mission. Però per forza di cose ovviamente tocca rispettarla sperando che sia il più breve possibile e questo vuol dire fondamentalmente ridimensionamento dei numeri, sia dalla parte degli utenti disabili con disabilità, sia da parte dei volontari. Quindi fondamentalmente il nostro contenitore che mediamente per giorno aveva 15-16 persone all'interno del centro ricreativo, adesso è dimezzato, se non più. Che poi tra quarantenni, isolamenti fiduciari vari, alla fine ci sono anche giornate dove purtroppo abbiamo poche unità. Però ecco, questo a testimoniare che il nostro servizio comunque vuole andare avanti, sia dal lato delle famiglie, perché vogliamo continuare con l'aspetto del sollievo verso le famiglie, sia col fatto che comunque in realtà in questa pandemia cerchiamo di mantenere dove possibile anche i rapporti di amicizie che si sono venuti a creare nel tempo. Però ecco, ovviamente è tutto ridimensionato, c'è un volume Ovvio, differente, ecco. immagino. Francesco, mi piace molto quello che stai raccontando, perché tu stai usando delle parole che difficilmente si utilizzano in questo ambito. Hai parlato di amicizie, hai parlato di ricreatività, cioè mi stai parlando proprio di una situazione. Come fosse appunto i famosi quattro amici al bar. Quanto è importante la ricreazione, cioè l'intrattenimento, mi verrebbe da dire quasi, cioè il divertirsi proprio per questo tipo di utenza. Ma guarda, sta un po' tutto già nel nome della nostra associazione. Handicap sulla testa, no? È un'esortazione fondamentalmente a considerare la disabilità come un valore e non come un problema. Quindi, effettivamente, l'unico e penso il modo migliore per partecipare alla nostra attività è quello di essere se stessi e fare quello che ci viene. Quindi, non nego anche il fatto che ci possono essere tranquillamente anche delle antipatie. Tra volontari e utenti con disabilità, come nella vita quotidiana, no? Perché comunque rimangono comunque dei rapporti totalmente basati sulla sincerità, e quindi altrettanto sinceramente possono succedere anche dinamiche di questo tipo. Ho portato questo tema proprio Giusto, per giusto, vale, dimostrare insomma, fa parte di quella scuola autonomia di cui parlavi anche forse, no? Cioè, un po' la che. scuola Ma della sì, vita a quel punto proprio. fondamentalmente sì, ecco, la campana di vetro noi la rompiamo. Beh, complimenti, cavolo. Non è da Non ci tutti. interessa, quindi sì, e quindi diciamo che questo è il modo in cui crediamo che sia il modo corretto. Non pretendiamo che sia il modo, però questo è il nostro modo. Ecco, è il vostro modo, molto interessante. Diciamo appunto che vi si può aiutare facendo esempi volontari con voi in situazioni normali, anzi mettendosi in coda, grazie a Dio, insomma, avete tante richieste. In questo momento i volontari è un po' difficile farlo perché sappiamo le difficoltà del momento, però ci sono altri modi con cui possiamo tranquillamente aiutarvi anche comodamente da casa, giusto? Sì, certamente. Tempo fa, appunto, prima di questa pandemia, vi avrei invitato a degli eventi di reperimento, di fundraising che organizziamo spesso e volentieri, grazie sempre ai volontari che quindi si riciclano anche in altre posizioni, non soltanto all'interno dell'attività con i ragazzi.
In questo periodo, come sapete, i carichi di PCM non ce lo permettono e quindi fondamentalmente ora il modo per poterci aiutare è quello di fare una donazione o aderire alla campagna di fundraising che attiveremo nei prossimi mesi. Dacci tutte le coordinate appunto per seguirvi e per potervi dare una mano economica. Certo, noi abbiamo un sito www.handicapsulatesta.org, ci sono tutti i nostri riferimenti, c'è anche la pagina appunto del supporto, del donaci per aiutare insomma, le nostre attività, i nostri progetti. In questo periodo in particolare appunto stiamo valutando anche di intervenire con una vera e propria campagna di fundraising, no? Con un crowdfunding che come dire, sono molto, molto diffusi in questo periodo. Devo ammettere che non vogliamo neanche troppo anche noi cercare di attaccarci a questa torta, perché effettivamente come noi anche molte altre attività, altre enti del terzo settore sono in difficoltà, quindi come dire stiamo cercando anche di valutare dei modi un po' più oculati, però detto ciò probabilmente una call generale la stiamo per fare, perché comunque c'è anche necessità più che di mantenimento anche di continuare a progettare, perché una cifra della nostra associazione è sempre stata quella di proporre nuove attività, di solito partendo dal basso, quindi da iniziative di volontari stessi che poi, come è stato il caso del laboratorio Baracca, cioè il bar per persone con disabilità, quindi insegnargli un mestiere di questo tipo, o il laboratorio dell'orto simpatia, come la chiamiamo noi, cioè sostanzialmente un laboratorio di ortoterapia, sono progetti partiti da volontari stessi che poi dopo ne hanno fatto una professione. E quindi vogliamo continuare a poter avere, per dire, una visione libera e ampia di questo tipo, e quindi non soltanto preoccuparci del mantenimento delle attività attuali, ma poter continuare a sognare nuovi progetti per aumentare la nostra offerta. Cioè, molto interessante appunto quello che stai dicendo, cioè se i fondi servono anche per investire per nuovi progetti per il futuro, e comunque c'è, funziona, va avanti, si deve andare avanti per forza. Adesso parlavi ad esempio di due progetti molto interessanti. Per farci capire l'entità appunto di quanto siete bravi a progettare, di quanti progetti stiamo parlando? Cioè voi quante nuove iniziative fate abitualmente? Ma guarda, se devo guardare ai 30 anni passati, fondamentalmente ogni 4-5 anni è nato un progetto, mediamente. È nato, poi alcuni sono finiti perché hanno avuto la loro vita naturale, però altri invece, come appunto la residenzialità di cui ti parlavo prima, quelli più importanti in particolare, hanno avuto un importante sviluppo. Quindi l'ultimo in ordine di tempo è stato appunto quello dell'orto nel 2015, ormai 16 se non sbaglio. Quindi adesso, come dire, abbiamo anche sete di proporre, però dobbiamo anche fare i conti con la realtà attuale. Perfetto, ok. Francesco, davvero, ricordaci infine, siamo quasi in chiusura, ricordaci bene il sito internet dove possiamo riperire tutte le indicazioni, tutte le informazioni per potervi aiutare. Certo, il nostro sito è www.handicapsulatesta.org, con una sola L di Livorno perché è un'esortazione sulla testa. E lì trovate appunto la pagina per supportarci. Trovate ovviamente i nostri canali social su Facebook e su Instagram. La nostra campagna 5 per 1000 è appena terminata, e quello comunque rimane fondamentale per noi, perché comunque è un apporto molto importante, ma appunto adesso abbiamo comunque necessità di andare avanti con le campagne di fundraising per i motivi che vi ho esposto. Comunque troverete tutti i link all'associazione Handicap sulla testa anche nei commenti a questa diretta, i vari tag troverete, quindi potete tranquillamente anche riferirvi a noi e vi manderemo le coordinate giuste per poter appunto seguire da vicino l'operato di Handicap sulla testa e dare anche una mano ed aiutare anche e soprattutto anche in questo momento. Francesco, davvero grazie mille per essere stato qui con noi oggi. Porti saluti a tutti quanti, a tutti i tantissimi volontari, alla grande macchina che c'è dietro a Handicap sulla testa. Certamente, guarda, purtroppo spesso dobbiamo farlo attraverso questo schermo, però quando sarà il momento lo faremo molto volentieri. Grazie mille davvero a Francesco Grosso, responsabile comunicazione e fundraising di Handicap sulla testa. Grazie mille e buon lavoro.
A voi, grazie, buona giornata. Buona giornata anche a te, Francesco. Siamo arrivati quasi in chiusura della nostra puntata. Prima di chiudere, un velocissimo collegamento con il tetto della nostra struttura, dove vedete Arianna, che quest'oggi non è più sola. La vedete in compagnia di Pino, che è l'albero che finalmente vive all'interno di Arianna. Arianna, lo vedete, è il vaso che respira, è il vaso fatto da Wise Air per dirci la qualità dell'aria di Milano. In questo momento la qualità dell'aria media sulla città di Milano è di 40 nanogrammi per metro cubo, il livello del PM2 e mezzo, e come vedete è rosso anche quello, quindi non è solo zona rossa, ma è anche aria rossa, aria mediocre, aria irrespirabile, superiore ai 25 nanogrammi per metro cubo, che è il limite consentito dall'OMS. Quindi insomma anche l'area di Milano, nonostante la zona rossa, rimane in allerta: 40 nanogrammi per metro cubo. Questo è quello che Arianna in questo momento ci sta dicendo, respirando l'aria della nostra città. Quindi non facciamoci fregare da questo bellissimo sole che scalda anche un po' le nostre giornate. Ahimè, l'inquinamento atmosferico è già alto e non tende a diminuire, vedremo appunto nelle prossime giornate, nelle prossime settimane. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati in collegamento qui con noi oggi. Grazie mille per averci seguito in tantissimi quest'oggi. Per qualsiasi cosa, noi siamo qua, scriveteci e soprattutto ricordatevi che oggi abbiamo chiuso le votazioni per Milano Storytelling Awards, quindi mercoledì sapremo chi sono i candidati alla fase finale, chi sono i candidati nelle 10 categorie dei Milano Storytelling Awards 2020. Grazie mille per averci seguito anche oggi. Appuntamento quindi a mercoledì, sempre qui in diretta su Milano News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto.